Per l'amici del tubo, qui il vostro Necarg, e non ho acceso l'analogico, ok, adesso sì. Bentornati alla quarta parte di Crash Bandicoot, non ricordo, perdono. Buon anno a tutti amici, si parte un nuovo anno, di nuovo il ritorno del gel, no, 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 che cazzo di... siamo tornati con Crash Bandicoot. Perché sì, me va Crash. E allora niente, mi scivola la levetta dal dito. Puttana Eva. Finiamo. Contiamo di finire. Di finire questa Warp Room. E mi sono acchiappato una mina nel deretano. E fammi correre. Oh. Oh, checkpoint. Usa. Bello, come non ricordi una beneamata siega. Siega, si va, che c'è di qua? Olè. Ah, roba tricky. No, non mi va di fare adesso la roba tricky. Voglio farla scialla scialla. With ease. Ma no, prima riprendiamo il ritmo, non stressiamoci subito. Perché da pippone l'avrei fallito de brutto quel salto lì. Oh porca put... Ok, this is not good. This is not good at all, my friend. Ho lisciato il turbo, bello così. Ah no! Bello come quei simpaticoni della Naughty Dog ti facciano descrivere un moto parabolare quando prendi una mina nel deretano affinché tu caschi proprio di preciso nel buco. Quindi proprio wombo combo micidiale e cazzacci tuoi se ci finisci là. Ci muori. E succhi forte pure. Olè. Noise. Perfetto. Via. Prendiamo un checkpoint. Perché lo salto? Mi viene il riflesso incondizionato, ma vedo roba in terra, la salto. Invece no, la mina la prendo piena. Putta. Oh, questo l'ho ripreso, andiamo. Tum, tum, tum. Ah. Niente, non so proprio giocare. Oh, signora. Un bonus, prendiamoci il bonus. Posso fare così? No, non posso. Tocca fare con olio di gomito e saltare manualmente. Olè. E vacca miseria, mi tocca fare il giro lungo di nuovo all'indietro. Via. Perfetto, via. Ok. Non so se ho fatto una cazzata o meno. No, mi sa di no, perché qua, ecco, l'attivavo così. Boom. Mi sta per partire lo starnu. Sì, non taglio niente, perché? Perché è bella della roba integrale. Altro che fancy editing se sto paio di palle. È un let's play e lo giochiamo insieme in tutte le sue sfaccettature e starnuti. Oh, let's go. Post-produzione un casino, mi pesa il culo. Post-produzione. Sto asso post-produzione. Ok, andiamo. Olè. 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 Allontaniamoci bene dalla palla del male. Ok. Ok. Perfetto, pattiniamocela, ho missato tre casse, fottuto me, sarebbe stata missa quella parte lì della piattaforma lì dietro, ah, sti cazzi, ci accontentiamo. Oh, oddio, fammi vedere se ho fatto il trucchetto delle vite, che non lo ricordo, faccio un po' di saltini un attimino. Mi starà odiando, povero Polar. Sì, a quanto... Sì, l'avevamo fatto. The Eel Deal. Not the real deal. The Eel Deal. Questa è quella delle fogne?
mi sa, con le cose elettriche. Ah, la luce bianca di sto coso è troppo accecante. Ah. Oddio, forse riesco a rompere l'elica. Oh yes. Oh yes. Vedete, qualcosa me lo ricorda ancora, eh. Ok. Qua è un po' più tricky. Qua è un po' più tricky. Ok. Trick or treat! E via. Verso l'infinito e oltre. Oh putta. Oh putta. Stavo per far cappare male. E non sarebbe stato bello. Comunque, che mi raccontate, gente, come avete finito quest'anno? Cosa volete vedere in the channel? Ora sto vedendo un po' il vostro apprezzamento con le altre serie e sto valutando se continuarle o meno. Poi voglio portare una roba nuova. Poi lo vedrete cos'è. Che porterò avanti sicuramente per conto mio. Anche perché è di una saga che adoro, ma non voglio anticiparvi niente. Vediamo se riusciamo a riprendere poi con regolarità il palinsesto, diciamo. Con Ritorno al futuro della Telltale e con Resident Evil 4. Perché ci sono tanti fail ancora da vedere con il nostro caro Leon. E figurati se non ho messo il jump. Perfetto. Dopodiché, dopo sto livello, affronteremo i Komodo Bros. Sì, non c'entra una sega con quello che volevo. Ecco, è andato male. Non c'entra una sega con quello che volevo dire prima, però. Stica. Questa ambientazione delle fogne si vede anche, se non ricordo male, in un circuito di Crash Team Racing. Con questi barili qua soprattutto molto scassaminchia. Ok, prendiamo qua tutto quello che c'è da scassare. Mi fossi preso la briga che di prendermi quei 10 Wumpa avrei la vita extra, solo che mi pesa troppo il deretano. Oh, let's go, andiamo. La prendiamo, l'abbiamo presa ora la vita extra. Non c'è. No fucking problem. E allora. Oh. Andiamo. Ah, così ok, rimanevo sospeso. È vero. Vediamo se questo si bada a unioni. Perfetto. Ok, andiamo. Questo è già un po' più cazzuto. Ok. Andiamo verso la fine del livello. Figuriamoci. Un'altra cassa che ci manca, che è qua. Meno che eravamo partiti con sto let's play con tutti i buoni propositi. Prendiamo le casse, prendiamo tutte le gemme, colorate. Poi siamo arrivati a me da già sfavati. Comunque vi ho già detto, io adesso lo sto portando avanti per i cristalli e il completamento delle Warp Room. Poi eventualmente il completamento di gemme, livelli segreti e sono cose così. Vediamo se farle in seguito. No, aspetta, che mi manca? Che mi manca? 1, 2, 3, qua. Ah, vacca troia. Mi sembrava mi mancasse qualcosa, no? Ero lì già convinto. Andiamo a sta luce bianca, una flashbang. Andiamo a affrontare i Komodo. Ho missato un livello. Vabbè. No. No problem. Poco male, lo facciamo adesso. Oppure no. Trollnicarg. Completeremo questo livello e la boss fight con i fratelli Komodo nella prossima parte. Ci si becca, ragazzi. Alla prossima. Ciao!